Guerriero parte! Nessuno mai grazie. E questa qua è una targa del comune di Vestrino, a ricordo del suo passaggio qua nel nostro territorio. Adesso che vedo il cambio totale, grazie. Le mani non può stringere perché è occupato. Grazie. Buongiorno, partenza da Mestrino, terza tappa, 70 km. Signori, che Dio mi aiuti e mia mamma, grazie, ciao. Ragazzi, parto! Ciao!
siamo arrivati alla fine finalmente della terza tappa. Anche oggi abbiamo fatto un gran bel numero, 67 km. A faccia. Ora fai un bel primo piano perché ho un annuncio da fare che deve rimanere ben impresso a tutte le persone che lo vedono. Prego. Automobilisti di tutta Italia, il guerriero sta arrivando per ogni regione, passerà per ogni regione. Cercate di essere un po' più prudenti nella guida. Grazie. Buongiorno, Maranzina Alto, quarto giorno di partenza 11:10. Partiamo da Quarto D'Altino verso Portoguaro, dalla Villa Angela. Grazie, e il guerriero sta arrivando. Buongiorno, quinta tappa oggi. Siamo pronti con la presenza del sindaco e dell'assessore dello sport nel locale Spessotto di Portoguaro. La signora gentilmente, non mi ricordo il nome. L'assessore della cultura. L'assessore della cultura, la signora Foschi, perfetto. E ricordatevi che il guerriero sta arrivando. Sulle mani. No? Adesso dovete fare qui in fondo, poi ci fermiamo 7-8 km. Thank you.
ciao. Ciao, ci vediamo tra qualche chilometro. Tappa, sì. Vuoi andare un attimo su a... Anche prima la cosa sì, ok. Allora siamo alla partenza da Cervignano del Friuli, domenica 6 maggio 2012, sono le ore 9.25 e quindi tra qualche minuto Aldo partirà alla Volta di Udine. Benissimo, sesta tappa. Guerriero. Come solito annuncio, il guerriero sta arrivando. Grazie. Grazie, andiamo. Come si sente Cervignatoni prima di questa performance? Ma porterà da Cervignano Friuli a Udine con un percorso di oltre 30 km. L'obiettivo è portare un segnale molto importante ai friulani su una ricorrenza storica, come ho detto la grande sera, in memoria che sono grandi lavoratori e che siano di esempio per tutto il territorio nazionale. Noi pensiamo. Come l'hai trovato, Manuela, stamattina dal punto di vista fisico? Molto bene, nessuna contrattura in particolare sui polpacci, si è un po' bruciato col sole il cavo popliteo, dice da stare attenti perché la pelle è sottile e ci passano vasi e nervi quasi in superficie appunto, rispetto alle altre strutture. Nessuna contrattura, semplicemente un piccolo fastidio sul collo del piede per via di un discorso osseo e del modo in cui lui appoggia il piede, il suo appoggio plantare, ma abbiamo risolto con un piccolo intervento semplice, un cerotto che protegge la parte, perché è più un discorso di cute che realmente di un meccanico. Alla grande. Buonissimo è stato. È pazzesco, perché così tutti i pazienti... veramente un uomo pazzesco. Stamattina era già pronto alle 8 per la partenza, per motivi organizzativi c'è stato un ritardo, in realtà lui poi è buono che parta con i suoi tempi come tutti gli sportivi, è in grado in assoluto di gestirsi i tempi del ritmo circadiano, quindi della giornata, sonno veglia e partenza, era già pronto mentalmente per affrontare questi chilometri nella giornata di oggi e più si ritarda la partenza più chiaramente lo stato emotivo del corridore varia. In realtà lui riesce a mantenere una performance anche molto equilibrata nonostante questi impedimenti che in realtà per uno sportivo sono importanti, cambiano lo stato emotivo. Aldo è partito alle 9:30 stamattina
e ha già percorso 10 km, è iniziato un acquazzone e le condizioni appunto del tempo sono veramente impegnative per questa mattina. Peccato. Allora, spezza tutto prima di andare dentro. Sì, sono lì. Maggio, 6 aprile 2011, ore 14:40, in arrivo Aldo Maranzina, Unire l'Italia, 8000 km, prima settimana di corsa, ha superato valli, pioggia, sole, non lo ferma nulla come non fermerà questa gara fino in fondo. Siamo allo stadio di Udine, dove adesso ci divertiremo a capire se lo stadio di Udine, o meglio l'Udinese, ci lascerà fuori a noi al sindaco oppure ci fa fare il giro di campo. Fisica e comunque promuovere stili di vita sani mi dà che magari adesso. Prego. Qui non so, come omaggio, guardi, ecco. Grazie. Allora il grande tappa, e poi mi c'è anche ho preso un altro ricordo di Udine che grazie ragazzi. Bene. Grazie. Wow, bravissimo.